Ragazzi, per questo video niente cori fatti da me, in cordoglio e per stare vicini comunque alle vittime del terremoto in Turchia. Brutta disgrazia. Guardatevi il video, 17 e 30, 17 e 15, siamo in live. Ciao a tutti. Eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio a tutti, bentornati a Spasso col Tringa della macchina infernale. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. Primo commento, Team Maglie Calcio, descrizione video, Matteo Chiamenti, tutti i social e gruppo Telegram. Giusto per iniziare un paio di appuntamenti, stasera ore 17:15 siamo in live con Matteo e saremo in live anche domani sera alle 21 per quelli che non potranno esserci stasera alle 17. Allora ragazzi, analisi derby di Milano, analisi Inter Milan. L'Inter vince 1-0 meritatamente, ma non perché sono più forti di noi. Semplicemente l'Inter ieri sera vince perché il Milan non è stato in grado di affrontare mentalmente, fisicamente e tatticamente un derby importante come quello di ieri. Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre-partita, ha detto una cosa che sembrava abbastanza chiara. Se scendiamo in campo per pareggiare o non subire, sicuramente sarà più facile perdere che vincere. Ecco, quello che abbiamo visto nel primo tempo è stato tutto il contrario di quello che Stefano Pioli ha dichiarato in conferenza stampa. Ora, io quando ho letto la formazione ad inizio partita mi sono venuti i brividi, perché è vero che sulla carta era un 3-5-2. Ma poi è altrettanto vero che si è trasformato in un 5-3-2. Nel primo tempo nessuno ha mai forzato la giocata, ogni passaggio era un retropassaggio, abbiamo pensato solo e soltanto a non subire e poi abbiamo subito lo stesso, come sempre da palla inattiva. Chi dice che Tatarusanu ieri è stato il migliore in campo probabilmente non ha visto la partita, perché per l'ennesima volta prendiamo un gol su palla da fermo, è vero per errore del difensore, ma la palla è passata a 2 mm dalla mano di Tatarusanu. Vorrei ricordarvi, parlando un attimino di portieri, quello che suscitava allo stadio Onana che si avvinghiava al pallone a fine partita. Io una cosa del genere da Tatarusanu non l'ho mai vista fare da quando gioca nel Milan. Tatarusanu è un giocatore in questo momento inutile. E chi mi dice che ieri Tatarusanu ha salvato il risultato non ha visto la partita, perché ieri l'Inter ha fatto due tiri nello specchio della porta e abbiamo preso un gol. Come sempre! Come sempre, questo cosa vuol dire? Che se ne avessero fatti 5 o 6 avremmo preso molto più di un gol. Non veniamo a raccontarci cazzate perché dobbiamo salvare Tatarusanu. Tatarusanu oggi è il primo degli artefici di questo momento del Milan. E dobbiamo parlarci chiaro. Perché se siamo arrivati a questo momento, tanta colpa è anche di non avere un portiere che dà fiducia a tutto il reparto. E questo lo si vede, lo si è visto ieri, non è mai uscito. Ragazzi, è passato un pallone dentro l'area piccola, l'ha guardato passare. Se fosse arrivato un attaccante sarebbe stato il secondo gol. È imbarazzante! Imbarazzante. Punto numero uno. Punto numero due, torniamo a parlare di Stefano Pioli, che fa scendere in campo una formazione che veramente solo a leggerla mi venivano i brividi. Vedere una squadra, vedere il mio Milan
con un atteggiamento del genere al derby mi ha fatto per la prima volta vergognare. Perché puoi dire il cazzo che vuoi, ma il derby lo giochi. Lo giochi, tu non vai a sperimentare cose strane il giorno del derby, il giorno della partita più importante della stagione per un tifoso del Milan. E se voi non siete tifosi del Milan, non me ne frega un cazzo, fuori dai coglioni. Perché il derby non si può giocare così. Siete stati imbarazzanti ieri in campo. Uno schifo. Non esiste scendere in campo e giocare un derby così. Abbiamo resuscitato i morti, perché ieri l'Inter non era niente più di noi. E quando abbiamo giocato nel secondo tempo, perché continuate a dire la difesa 3. Ragazzi, nel secondo tempo Stefano Pioli ha rimesso in campo la solita squadra. Eppure qualche cosa l'abbiamo fatta, bastava scendere in campo così fin dall'inizio, fin dal primo minuto, invece di fare stronzate, la difesa 3, il centrocampo di qua, e poi metti un pullman davanti alla difesa. Ma che cazzo stai facendo? Ma cosa stiamo scherzando veramente? Il giorno della partita più importante per un tifoso del Milan, tu ti permetti di far scendere in campo una squadra così? Pioli, Pioli, tutto, guarda, io ti difendo in tutto e per tutto, ma ieri sera hai toccato e fatto toccare il fondo a questa squadra. Si può solo e soltanto risalire. Ieri sera preferivo perdere 3-0 e giocarmi la partita piuttosto che perdere solo per 1-0 e vedere quello che ho visto. Che a me che prenderne uno e prenderne tre è la stessa cosa, non cambia niente. Sempre perdere, perdere, sempre perdere. E se io scendo in campo con la mentalità di pareggiare o di non subire gol, vai tranquillo che perdi. E tutto quello che Pioli ha detto nelle ultime settimane, ieri si è dimostrato una pagliacciata, si è dimostrata una favola. Un Milan che deve correre, un Milan che deve giocare, un Milan che deve tenere il pallone, e poi tu ti presenti per giocare un primo tempo così contro l'Inter il giorno del derby. Fuori i coglioni, Stefano Pioli! Fuori i coglioni! Che siamo il Milan! Fuori i coglioni, Stefano Pioli! Se no, fuori dal cazzo anche tu! I crediti per lo scudetto sono finiti! Questa è un'altra stagione! Questa è una cazzo di altra stagione! Svegliatevi tutti, perché non è giusto. I tifosi non vi abbandonano, perché questa maglia per noi è troppo importante. Ecco che diventa importante anche per voi. Milanismo, orgoglio e milanismo. E come vale per noi, vale per chi veste questa maglia. E ieri avete dimostrato né di non avere né orgoglio né di essere milanisti. Tutti quanti. Fuori i coglioni, porca puttana. Fuori i coglioni. Che non vi meritate un pubblico così. Sono incazzato nero, nera la prima volta dopo 30 anni di calcio che vedevo, o ne ho visti i Milan schifosi, ho visto stagioni di merda, ma una partita schifosa come quella di ieri, vi giuro che non pensavo mai nella mia vita di vederla. Vedere un Milan, il mio Milan, che gioca come la Cremonese, che gioca come una provinciale, mi fa schifo. E non ce l'ho con i singoli, ce l'ho con tutto l'ambiente, con chi non ha fatto mercato. Continuate a difendere Paolo Maldini. Beh, Paolo Maldini è l'artefice di tutto quello che sta succedendo. Perché essere grandi giocatori non vuol dire essere grandi dirigenti. E non tutte le stagioni le idee possono portare a risultati. Questa squadra meritava di essere rinforzata quest'estate. Invece no, vi siete nascosti tutti dietro il dito del cambio di proprietà. Ah, ma c'è il cambio di proprietà. E allora a me che cazzo me ne frega che c'è il cambio di proprietà? Cambio di proprietà ha portato a questo.
Capisco una stagione che, io l'ho sempre detto, mi aspetto anche una stagione di transizione, visto quello che c'è stato. Però no, ragazzi, quest'anno c'era rimasto questo, i derby da vincere, in campionato dovevano essere 2 su 2 dopo una stagione così. E invece no, ieri sera ci siamo fatti prendere da una pallonate da una squadra mediocre! Perché ve l'ho detto, nel secondo tempo che abbiamo giocato un decimo di quello che giochiamo di solito, sono andati in difficoltà e ci siamo mangiati gol, potevamo anche vincere la partita! Loro sono mediocri, i campioni d'Arabia sono mediocri, i campioni d'Italia siamo noi! E vestite la maglia rossonera, ricordatevelo, che mai mancare di rispetto alla maglia del Milan, mai nella vita! Non scherziamo, io ieri sera mi sono vergognato per loro! Cioè, io non ho mai visto una squadra scendere in campo così. Cioè, tu ti chiami il lupo in casa, mettendoti davanti alla porta, come fa l'Atalanta, come fa la Cremonese quando giocava contro di noi! Scendere in campo per non subire gol, ma che cazzo siamo? In zona retrocessione, Pioli! Puttana di quella... C'ho il cazzo girato in una maniera, mi sono fatto 1200 km andare 1200 km per a tornare per amore di questa maglia! Non scherziamo, non scherziamo che si scende in campo in un derby con quelle facce. Bisognava sgagnare le caviglie, bisognava mangiarli i polpacci alle merde interiste. Invece ci siamo fatti fare noi tutto questo. E non me ne frega un cazzo, problemi di spogliatoio, non problemi di spogliatoio. Non me ne frega un cazzo, il derby è il derby. E perdere il derby mi sta sul cazzo. Perché facciamo parlare dei pagliacci, facciamo parlare dei pagliacci, facciamo parlare. Che veramente l'unica cosa che sono capace a fare sono live dirette sui social, perché manco più una curva sono. Dai, veramente. Ragazzi, a sto discorso qua, allora, adesso parlandoci un attimino con calma e seriamente, allora, l'avere... Giocare tutta la stagione con 10-12 giocatori, non avere ricambi all'altezza ha portato a tutto questo, perché avere a Milanello 7-8-10 giocatori col muso lungo perché non giocano, ma non perché questo non è errore di Stefano Pioli, perché se Pioli non vede i giocatori e lui aveva chiesto altro, è quello che devono fare, stare in panchina, se non sei all'altezza di vestire la maglia del Milan devi stare in panchina. Questi qua sono stati tutti errori dirigenziali, giocatori presi tanto per prenderli. Non giocano, hanno il muso lungo e questi musi lunghi portano, abbassano l'umore di tutti quanti, è normale, come quelli forti ti aumentano l'umore, quando ci sono tanti musi lunghi in giro per il campo, l'umore te lo buttano giù, è quello che sta succedendo in questo Milan adesso, avere 7-8 giocatori che non giocano mai, sta abbassando l'umore di tutti quanti, perché sono compagni, sono ragazzi e uno vive i problemi dell'altro. Stefano Pioli, devi capirlo tu queste cose qua, non io. E altro discorso, che allora io penso una cosa, quest'anno l'obiettivo principale era fare bene in Champions League e andare a arrivare nei primi 4 in campionato, se non, però darsi troppi obiettivi, darsi degli obiettivi significa anche limitarsi. Allora lasciamo perdere, perché nella scorsa stagione siamo partiti senza nessun obiettivo prefissato, dovevamo fare il massimo, ecco, in questa stagione bisognava fare lo stesso, fare il massimo, e invece questi giocatori non stanno dando il massimo, questo è quello che penso, tirate fuori i cazzo di coglioni, venerdì sera c'è la partita col Torino, bisogna vincerla, perché il quarto posto quest'anno è d'obbligo, se non arrivate quarti andate fuori dal cazzo tutti quanti, e il primo che pagherà sarà Pioli, ragazzi non venite fuori a Pioli, non andrà via Pioli, Pioli fino a fine stagione rimarrà.
Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero. Ragazzi, ne parliamo poi alle 17:15 perché sono troppo incazzato e mi sono allenato 3 ore stamattina. Dopo il viaggio non ce la faccio, sono nero, incazzato nero, perché perdere un derby così contro una squadra mediocre, una squadra di merda, mi dà fastidio. Voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero. Ragazzi, su questo canale, sulla stifa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo. Noi siamo il Milan! Noi siamo il Milan!